Noi siamo degli studenti dello IULM, il professor Giovanni Chiaramonte ci ha lanciato questa proposta, ovvero di rendere digitale il suo libro L'altro nei volti e nei luoghi. Poi Giulia Zorzi, che gentilmente ci ospita qui nella bellissima cornice della libreria Micamera, ci ha chiesto come si potrebbe fare per far vedere l'interno di un libro nonostante questo sia magari messo sottoteca o non disponibile. Questo progetto nasce a Palermo, convivendo quotidianamente con queste persone. Mi sono sentito proprio di dare il mio contributo e così per un anno intero entrai nelle loro case perché ero da loro conosciuto. È stata un'esperienza umana straordinaria e sono venuti degli anni per portarla a termine. È un libro molto particolare, sia per la sua struttura sia per i suoi contenuti, perché comunque va a trattare l'altro nei volti e nei luoghi, quindi l'esperienza che fanno gli extracomunitari all'interno del nostro paese. Gli scenari presenti sono Palermo e Milano e vengono rappresentati attraverso una forma molto particolare, ovvero la struttura del trittico. Nell'accogliere la sfida di realizzare l'ebook tratto appunto dal libro del professor Chiaramonte, abbiamo progettato una struttura che si caratterizza per la ricchezza grafica e per la ricchezza contenutistica, nonché anche per le possibilità poi di collegamenti ipertestuali e di interattività con il fruitore. Se c'è un altro che avrei voluto incontrare nella vita sono i giovani come voi. Grazie.